Buongiorno, buongiorno Buongiorno, Abruzzo. buongiorno ragazzi. E ci stanno i cavalli. Sente un ritornello. Insomma, è l'America. L'America, perché l'America. L'America? Buongiorno, vabbè, partiamo così. Perché noi siamo come l'America. Come siamo? Perché l'ospedale. Aspetta, sentiamo il ritornello. Penso Arco. Anche dopo ci sarà. E ci stanno i Marines. I Marines. Iniziamo così, sentiamoci 30 secondi e poi spieghiamo perché. La rassegna stampa deve essere una cosa seria. Non vuoi scrivere. No, ma la gente. Eccolo qui. In America. In America, non ce li ami in America. In America. Pensavo perché siamo partiti così, perché si sorrideva un po'. Con una rete. Abbiamo scoperto che la Als Uls di Teramo è come l'America, perché con l'arrivo di questo tanto atteso macchinario che ci aiuterà a sopravvivere in caso di questo malattie, è l'aspetto molto positivo, che malattie finalmente purtroppo molto o assai delicate, ci hanno paragonato all'America. In effetti blackout in America, blackout a Teramo, teleferica in America, teleferica a Teramo, quindi praticamente siamo americani, ce li amo in America. Allora, buongiorno Abruzzo, oggi è il 9 novembre, arriva San Martino, dopodomani, le castagne, già l'hai detto, non sono buone, ma non fa niente, mangeremo lo stesso. Siccome oggi tutti lo diranno, cominciamo a dire che 25 anni fa, bravissimo, ecco, venne abbattuto, cadde, e la gente si andò a prendere un pezzo di cemento per come si fa al vecchio comunale, il famoso muro di Berlino. Io nel 60, quando questo muro venne edificato di notte, immagino un po' di qua di là, Russia-America, no? Khrushchev che diceva toccami la punta del naso, Kennedy che diceva no, ma invadiamo. Comunque questa guerra fredda poi è rimasta soltanto fredda. E l'abbiamo seguita indirettamente perché non c'era la tecnologia di oggi. No, è vero. C'erano, mi sono segnati, Gustavo Selva, Tito Cortese, Demetrio Volcic, da Bonn, Demetrio Volcic. Poi Bonn è scomparsa, non esiste più. E c'è anche un'altra storia dietro il muro di Berlino. Totò e Peppino divisi a Berlino. Divisi a Berlino. L'altra faccia. L'altra faccia, perché noi siamo bravi, siamo americani. Nel ricordare questa cosa che ha cambiato il destino del mondo. Forse è stato uno degli avvenimenti più importanti dell'ultimo, del XX secolo. Quindi, siccome su tutti i giornali oggi sono paginoni di questo evento che è stato mondiale, insomma, sia quando venne realizzato i Vopos, i cani, quelli che bombardavano, quelli che si mettevano dentro i tubi di scappamento, sotto i camion, storia da 007, ma è la realtà. Ci permettiamo di ricordarlo anche noi che perché il muro di Berlino per i più giovani aveva diviso la città in due parti, in due, per intenderci. E stanotte, credo verso mezzanotte, una serie di luci, di palloncini, ripercorrerà tutto il circuito del famoso muro, quindi è una celebrazione, fra virgolette, che va celebrata perché insomma il mondo è cambiato, sia prima che dopo. Assolutamente, 25 anni fa, insomma, sono tanti, 1989. 89. Ripeto, non c'è la tecnologia dell'informazione di oggi, quindi c'era solo la Però si sognava di più, di no, più. Magari. Certo, c'è il muro, capito? Questa è la nostra storia, quindi. E abbiamo dato un attimo di aplomb, perché qua si ride troppo. Si ride troppo. Quando fate rassegna, voi scherzate su tutto. Dovete essere più seri. Più seri. Si parla di calcio. Intanto salutiamo Marco Pediconi, che regia. Si parla di calcio e tu vieni qui e hai mangiato prima. Fai la rassegna stampa e ridi, sorridi o quant'altro. Fai le previsioni del tempo. E adesso diranno anche, magari, dice guarda, si parlava della macchina anticancro, lì hanno riso. Anche scherzato. Lì hanno riso. No. Noi non abbiamo scherzato e riso su questo avvenimento importante, forse come leggeremo alcune testimonianze è arrivato un po' in ritardo perché si potevano salvare tante vite con questo acceleratore lineare, ma per alcune dichiarazioni legate alla presentazione di questo acceleratore, perché noi ci piacerebbe parlare di fatti e non di questi proclami un po' assurdi, un po' enfasi. Infasil, che è una cosa, l'enfasi invece è un'altra cosa. È un'altra cosa. E allora, è piaciuta, oggi infasil. È una giornata lunghissima. Lunghissima allora, per voi, Anche per te. Perché? Dalle 9 alle 10, buongiorno a tutti. Diciamo subito. Breve intervallo, il tempo di un caffè e una sigaretta. No, io avevo un'idea. Sì. Siccome va di moda far vedere quando si preparano gli studi, vedi quelli con il martello e i chiodini, dico,
Perché a microfoni spenti lasciamo accesa la telecamera. Bravo, e facciamo vedere quello che stiamo a preparare. Quello ci manca. Tanto, che ci manca? Che facciamo dalle 10 alle 11? Mica partiamo alle 11. Partiamo no, alle 11 meno un quarto. Vedi? Studio Stadio, tutti pazzi con il Teramo. Andremo solo noi praticamente. Solo noi sull'Adriatico. San Marino Teramo lo seguiremo insieme con Gustavo Bruno, capito. Andrea D'Aloisio e Matteo Falsone. Senza ridere però. Senza ridere. Tutto a posto, Pescara, solo noi sull'Adriatico. Mo' tutti bravi. Io è andata bene a Pescara. Tutti bravi. Poi alle 14:15 torna graduato. Francesco Graduato, perché c'è la serie D, studio stadio classico dedicato alla D. E alle 19:30... Beh, potevamo farci mancare Game Over. Con tutte le immagini ma di questa giornata. Ma tutte queste cose all'americana, questi titoli. Non potevate dire, Game Over vuol dire gara conclusa. Armette le soldi che devi giocare. Tu immaginati una trasmissione, benvenuti e buonasera a gara conclusa. Gara conclusa. Buonasera e benvenuti a Game Over. 91esimo, 95esimo. Già sfruttati. Già sfruttati. Previsione del tempo, restante di San Martino? Non lo so, che ne so io, tempo brutto. Previsioni in Abruzzo. Al mattino moderatamente nuvoloso sui settori collinari e montani, poco nuvoloso sui settori litoranei. Nel pomeriggio parzialmente nuvoloso sulle zone appenniniche, sereno sulle zone costiere. Tra sera e notte moderatamente nuvoloso sulle zone interne e sui rilievi, sereno sulle zone marittime. Temperature stazionarie, massime comprese tra 15 e 18 gradi nelle conche aquilane e marsicane, tra 20 e 23 gradi sulle pianure adriatiche, venti assenti o deboli in meridionali, mare quasi calmo. In provincia di Teramo, al mattino moderatamente nuvoloso sulle zone collinari e montane, sereno sulle zone litoranee. Nel pomeriggio parzialmente nuvoloso sulle zone appenniniche, sereno sulle zone costiere. Tra sera e notte moderatamente nuvoloso sulle zone interne e sui rilievi, poco nuvoloso sulle zone marittime. Temperature stazionarie, massime comprese tra 19 e 22 gradi nelle pianure dell'entroterra, tra 20 e 23 gradi sulle coste, venti assenti o deboli a regime di brezza, mare quasi calmo. Sarà l'estate di San Martino? Sarà l'estate di San Martino. È vero? Vino nuovo l'hai provato? L'abbiamo assaggiato, ma si chiama vino nuovo, non si può chiamare novello. No. Che prima no, c'era una data, mi sembra, 10, ma si può vendere quando arriva, capito? Anche lì ci siamo americanizzati. Però dopodomani è anche il giorno del tacchino alla Neretese. Ah, ancora? No, questo è da provare, Gustavo, l'hai mai mangiato? No, ma che fa? Mangio prima le partite, se no, tacchino alla Neretese, c'è la fiera di San Martino a Neredo, si può mangiare questo, dico la verità, io l'ho mangiato in anteprima. Lo so. Favoloso tacchino. Come mai. Favoloso tacchino, vale la pena. Se ne va il Presidente, ha deciso nel messaggio di fine anno, Napolitano. Ah, ecco, no, perché adesso... Sei sbiancato. Vai. Ti fanno scherzare queste cose. Se ne va, ha deciso che la sera degli auguri dirà, basta, lo sono stufato. Questa è una tua reinterpretazione. No, è ufficiale. Io avevo detto da tempo, per carità, non è che voglio fare il mago, chi è che risento delle voci? Avevo visto ultimamente che aveva problemi il nostro Presidente. Infatti, ieri, l'anteprima è stata data da un noto giornalista, Stefano Folli, mi sembra, su Repubblica, che anche la salute lo porterà alla sua età, dimettersi. Lo vedete come cammina, sembro io, insomma, affaticato. Alla sua età. E poi c'ha 88 anni, quindi con tutte quelle che... Poi fa lo Presidente, tiene a bada quel, la riforma non si fa, CSM va come va, sono i tanti. Pensieri, Manganelli. Manganelli, quant'altro. Quello non è vero, giù i Manganelli, quell'arroganza, profumo di premio. Cioè, guarda che dura. È dura. È impegnativo. Guardate che è invecchiato prematuramente, dopo 6 anni anche Obama, è finito il mito Obama. È vero, sì, capelli bianchi. Tutto adesso, passa. Tra l'altro, è stato quasi sfiduciato con le ultime elezioni. Quando arrivava non c'aveva un capello hanno bianco. Hanno parlato di anatra zoppa anche negli Stati Uniti. Si immagina. Poi si può dire negri, è stata sbloccata. L'americana ha detto, no, che dici nero? Sono negri, che no, sì, sono negri. Che mo se tu dici negri, l'ordine... Dovrebbe derivare da Niger latino, esatto, che significa nero. Però no, ma l'America ha detto no, che neri, qui sono negri. Quindi sei andato in 7 minuti. Tu hai fatto la panoramica. Hai fatto tutta la mattinata, quindi possiamo arrivare direttamente a lui. No, ma l'ultima cosa è invecchiato. Anche perché ti dico, la prima pagina del giornale è tristissima. No, allora giriamo. Ci sono un paio di notizie. Obama, c'è la frega di capelli bianchi. Sì, è vero. Ti ricordi prima, tu, boom, facevo le cazzo. Vabbè, ma gli anni passano. E poi fumetta l'America. Non ne ha azzeccata uno, sì, vero. Però gli abbiamo dato il premio Nobel per la pace. Se ci sta uno che in questi anni ha fatto la guerra perdendole, dovunque lui. Lì è stato dato in maniera diversa. Vabbè, però, insomma, premio no, perché l'uomo là, dovunque arrivo io, americana, faccia terza. Il centro. Ecco la macchina anticancro, Teramo Almazzini inaugurato l'acceleratore lineare. Al centro, esclusi dai fondi, la protesta dei sindaci montani, incontro con D'Alfonso a Montorio. Così D'Alfonso ha abbinato sia l'incontro a Montorio che quello di Teramo. Veniva di meno a Teramo rispetto a D'Alfonso. Nonostante fosse Teramo. È vero? Sì.
Purtroppo a Cepagatti, atti sessuali su un ragazzino, prete indagato e accusato di questo, un prete del Pescarese. Pare che si dimette pure il Papa. Pure il Papa? Sì, dice che entro la... Ma questa è una bufala. No. Già un Papa che si è dimesso, basta. Perché sta male pure lui, c'ha problemi nella deambulazione, c'ha un rene solo, c'ha un polmone solo. Gustavo, cioè, oggi mi... sei nefasto. No, cioè, l'ha detto, se ne va, si dimetterà a fine anno. Quindi due presidenti, uno importante, ti rendi conto, gli speciali. Che cosa può tutto accadere? Si dimette anche Gustavo Bruno, basta, abbandona la TV. E allora, abbiamo letto a Cepagatti questa notizia, atti sessuali su un ragazzino prete indagato e un prete del Pescarese di 42 anni. Sportello a Scerne apre a dicembre la banca del Vomano. Meno male. Purtroppo notizia era di Tortoreto, si toglie la vita uno studente di 20 anni. Sono le cose brutte. Infatti non neanche vogliamo commentare. Il Teramo in campo, l'abbiamo detto alle 11 del mattino, per cercare il rilancio con la penultima in classifica, il San Marino. Ieri tante partite, poi vedremo i risultati. Roseto invece ha scafati a caccia di conferme. Questa è la prima pagina del quotidiano. Ah, guarda Napolitano, guarda cosa dice Renzi sul Napolitano. Renzi, Napolitano è una garanzia per tutti i partiti scossi dall'ipotesi non smentita, vedi? Che il Presidente della Repubblica possa dimettersi entro l'anno. Vedi Gustavo, può accadere di più. Non solo, è stato pure portato a processo. Mai ricordato. È una situazione lì, insomma, abbastanza impegnativa. Magari, dico una cattiveria, magari le domande può essere che... no, però va un po' davanti ai giudici, agli avvocati a rispondere, non dire trattativa perché non c'è stata. Cioè ragazzi... Per carità, mo non voglio fare il tuttologo, ma quando ci fu lo sbarco degli americani, addirittura passò un aereo, un idrovolante, un aereo basso, e in Sicilia scese un cannoncino di alluminio, un tubolare, dentro c'era un fazzoletto giallo con una L, L come Lucky, giallo, fondo nero, e dissero, guardate che questo è il segnale che Lucky Luciano, Lucky Luciano, dall'America, avete, sono picciotti, non ho auto, favorite. Questo si dice, non era una trattativa, però la che Luciano là, perché siccome siamo americanizzati, quello come andava. Oggi tutto è l'insegna dell'America. Tutta è America, capito? Perché l'America, se è l'America, anche grazie a noi. Vito Antonini, ti ricordi? Sì, però insomma, anche a noi, anche per delle storture, no? Diciamo. Sì, vabbè, però... Tieni, segnati questa data. Congresso PD, Madonna, il primo marzo, la direzione del Partito Democratico, D'Alfonso, Resti Paolucci. Primo marzo. La data slitta al nuovo anno, scrivi. Candidature, entro la prima decade di gennaio, il governatore punta alla rielezione e il segretario uscente ha lavorato bene. Intanto Salvini ha eseguito l'aggressione, poi leggeremo anche cosa è successo a Silvi. Farotta in Abruzzo, Castiglioni dice parole chiare, le mosse della Lega in Regione, perché vuole costituire la Lega del Sud. Vedi? Tutto. Toto intanto ha completato la variante di valico al A1 Bologna-Firenze, la talpa del gruppo abruzzese apre alla presenza di Renzi l'ultimo tratto della galleria Val di Sambro. La TB Martina, la talpa Martina, da 24 metri al giorno. Era la talpa nostra che si bloccò e quel poveretto si sparò al gran sasso, traforo. Studenti abruzzesi. Questo cantiere è un inferno, Tognutti, ingegnere. Altra, purtroppo questo è un ricordo abbastanza triste. Studenti abruzzesi, lezioni sugli sci a prezzi abbordabili. Praditivo, no? Convenzione tra... No, Domenico Ranieri scrive dall'Aquila. Praditivo, attenzione. Hanno aderito al progetto Vindoli, Campo Felice, Roccaraso, Rivisondoli, Montepratello, Campo Imperatore, Pescasseroli, Praditivo, Scanno, Passo Lanciano con 5 euro in più, Passo del Diavolo, Pescasseroli Ope e Pesco Costanzo. Allora, per 5 giorni 120 euro. La pista più bella è quella nostra. Solo che se gli impianti... È tenuto un po' male, ci sono i problemi di impianti. Sì, va bene, cioè, dopo che hai fatto la discesa, per tornare su, come fai? Deve la fanno? È dura? È dura. Gli impianti hanno... ci sono state delle novità nel corso degli ultimi anni. Acceleratore al via fra lacrime e risate. Eccolo qua. D'Alfonso e Paolucci, scrive Antonella Formisani, al taglio del nastro del macchinario anticancro, protagonisti malati con le loro esperienze. L'annuncio di Fagnano, a gennaio ne compriamo un altro da 3 milioni di euro. Il grazie di una famiglia, sensibilità e professionalità per i pazienti dell'hospice. E poi le testimonianze. Una macchina arrivata tardi per mio marito a parlare, e grazie a Scucci Marra, l'attrice Grazia Scucci Marra, poi c'erano Stefania Migliaccio e il nostro
amico e collega Armando Centore, che ha avuto un ricordo per coloro che purtroppo non ce l'hanno fatta. Eh beh, purtroppo quello è... Eh sì, parte a dicembre, vedi? Banche che aprono, chiudono, eccola qui, parte a dicembre qua. La Banca del Vomano, il nuovo istituto di credito cooperativo, apre il primo sportello a Pineto, poi arriverà quello di Montorio. Ah, beh, è l'archeologico Montorio, al Vomano, o al Vomano. Beh, però Pineto, dai. Vabbè. Arriverà questo... Una rifioritura di banche. Vedi? Il parlamentare Sottanelli, presidente del CDA, vice sarà l'industriale Cordivari, si costituisce questa nuova realtà. Sì, sì, sì. E poi Napoli accoglie il suo Della Monica, l'articolo era di Mariana De Troia, inaugurata la mostra delle opere del pittore Teramano nella prestigiosa sede di Castel dell'Ovo. E complimenti, perché questa è una bella cosa. Torna in Canada la salma, lo ricordate, del pensionato ucciso ad Intermesoli. Le indagini si stanno concentrando su un amico, ma si attende la conferma dei RIS. E qui sono preoccupato. E qui si è preoccupato. Perché quando arrivi i RIS, con tutto il rispetto, io mi inchino, però i RIS non li conosceva nessuno. Quando arrivò un certo colonnello Garofano, il quale cadde anche da un marciapiede, te la ricordi questa scena? Il RIS deve andare, RIS 5, RIS 6, Roma Milano. È diventato una grande fiction con Lorenzo Flaiert, no? Che ha spopolato in Italia. Bravo, innamorato, anno. Faceva i fotoromanzi. Quindi quando io sento di arrivare i RIS, io sono ancora per l'indagine con le scarpe da mondo. Vabbè, no, la tecnologia, la scienza si è evoluta, Gustavo. Ma io sono rimasto ancora doveri, di sera fra le 7 alle 8, quanti testimoni c'hai? L'alibi, l'ispettore Derrick. Bravo. Blitz dei vigili contro accattonaggio e commercio abusivo. Ecco. E poi acqua nel palazzo terremotato San Nicolò, i residenti del condominio L'Uliveto, scrive Chiara Di Giovanantonio, protestano per le infiltrazioni. E poi ancora, giovane morto al Mazzini, nessuno sconto la ASL, la famiglia Pulzoni sparsa per il mondo dopo il lutto, ore riunita Bellante, la Corte d'Appello, il risarcimento da 1.200.000 euro va pagato subito. E poi chiede aiuto per portare fuori il cane, questo è un appello di una donna malata. Blackout, scusami, Blackout, la corrente a Teramo è tornata dopo 12 ore. Meraviglioso il comunicato che avete anche letto. Le nostre squadre dell'Enel hanno lavorato fino all'alba. E chi se ne frega? Perché volevi fare solo 2 ore e poi 2 ore di riposo? No, è stato un danno grande. E lo dici pure che per tanti operatori commerciali. Ma devi dire che hanno lavorato. Ma non scrivi 2 ore come a scuola, poi fa l'intervallo e poi ricominci. Ma non vuoi lavorare. 12 ore di blackout sono tante. Hanno distrutto una città. Moca, il rimborso è come il gas. Si andrà molto. Però abbiamo risparmiato 12 ore di energia elettrica, quello che costa. Ecco, quello che automaticamente costa, c'è stato un rimborso. Salvati. Grazie. Che questo intervento non verrà addebitato su una delle prossime politiche. Lascia verde. D'Alfonso, basta lamenti e fate progetti. La protesta dell'area montana. Il governatore parla ai sindaci esclusi dai fondi, ma gli amministratori replicano. Non ci facciamo abbindolare. L'articolo di Katia Di Luigi. Senti. E intanto a Montorio, festa per Don Nicola Iobbi, 80 anni. Posso festa fare per i complimenti a questo prete di frontiera, mio carissimo amico, grande Don Nicola. Perché la gente non ricorda, no? Che Don Nicola è stato l'inventore del presepe vivente di Cerqueto. Ecco qui. Che è stato oggi 80 anni. Beati portati bene. Buroni. E aveva un maggiolino. Perché vi dico questa storia? Perché lui prima, la buon'anima della mamma, ci invitava per presentare il presepe vivente e ci faceva il pranzo. Tu avevi un ruolo nel presepe? No, io volevo fare il bue. Però facevamo l'ospite insieme a casa di Don Nicola a Cerqueto e cucinava la mamma. Che era di una bravura, i fornelli eccezionali. Mentre un giorno salivamo, io e il compianto professor Fernando Aurini, cominciò a nevicare. Sotto un curvone la nostra macchina si fermò. Il grande Aurini, pace all'anima sua, possa stare in paradiso, scese con questo cappottone nero, si inginocchiò nella mezza della tormenta e disse: Signore, non sono morto nella campagna di Russia, devo morire a Cerqueto per la magnata. Non c'erano telefonini, come ci salvemmo? Allora Aurini fa: vedo una luce da lontano, egregio amico, ci avventuriamo, bussiamo, sono il professor Aurini, che dobbiamo andare a casa di Don Nicola. Ci avete il telefono? Sì, c'è il telefono pubblico, chiamiamo, risposta la signora, che succede? Sono il professor Fernando Aurini, dopo un po' arrivò Don Nicola con questo maggiolino, senza catene, ci prese, andammo su e lì consumammo questa... Quanti anni avevi? Non me la ricordo. Eri piccolo? No, ero già grosso. Già grosso. Però sono storie sacre e profane. È un parroco di frontiera amabilissimo. Eccolo qui, facciamo vedere anche l'immagine. Se tutti fossero come lui, io avrei preso, non dico la via di Damasco, ma ne conosco 3-4 che sono rimasti preti.
Cioè questo porta la tonaca, non è che si fa, mo vanno di moda questi coi i fazzoletti, questo porta la tonaca. Prete vecchio stampo. Lo prete ha portato la tonaca, o no? Sai che tra l'altro c'è anche un prete, Don Pietro, della parrocchia di Cartecchio, che ci segue sempre, amico mio, dice smettetela tu e Gustavo di dire bagionate. Ecco, e infatti lui ogni volta che mi vede mi fa... Ecco, vedi? Prima o poi verrai, quello vuole dire, prima o poi verrai, toccherà anche e io ci sarò. Caro Don Pietro. Dichiarato insolvente, non è vero, condannato il gruppo Unicredit, qui manca una R, Tortoretto, il caso di un imprenditore segnalato alla centrale rischi della Banca d'Italia, quando il debito era già mi stato estinto. Mi ricordi qualcuno che correggeva i titoli? No, siccome stavo dicendo... Ma lascia perdere. Stavo dicendo Guppo, quindi... Vabbè, il Guppo. Discredito di immagine personale. Qui è sbagliato, qui manca la consecuzio. Però non guasterebbe. Lascia perdere. Non guasterebbe. Lascia perdere. Dicevo, discredito di immagine, dice il giudice, personale e commerciale. Nereto, ladri di gasolio al deposito, alla Poliservice, mette le telecamere. A Tortoretto, Belvedere, basta con il cemento, l'articolo di Luca Tomassoni. E poi rifiuti, assunzione in vista con la Team Diodoro. Il nuovo gestore unico assorbirà i 40 operai. Stavo tornando al fatto di Don Pietro. Sì. Come ti ha detto? Diete? Finitela di dire tutte queste bagianate. Però io vi perdono, ha detto? Non l'ha detto. Non lo so. Ma tu hai visto negli occhi che... No, l'ho sentito telefonicamente. Ah, allora, no, sicuramente l'ho detto. Assolvo peccati tuoi. Grazie, Don Pietro. Ricordati degli amici che abbiamo tanto bisogno. Vabbè, vai avanti. Possiamo andare avanti? Prego, sa come. Rifiuti, assunzioni in vista con la Team Diodoro. Il nuovo gestore unico, scrive Margherita Totaro, assorbirà i 40 operai della Rieco e ne prenderà altri. Ruffini, intensificata la raccolta porta a porta e le due isole ecologiche in spiaggia. Intanto a Giulianova, auto rigate nel parcheggio. E sempre a Giulianova, Di Carlo dice fuori da Forza Italia tutti quelli del nuovo centrodestra. Avevo letto Nox, invece... NCD, no. Nox, NCD, un'altra cosa. Il PDL difende il sindaco, nessun favoritismo, siamo a Roseto, mentre ad Atri la petizione per l'ospedale portata alla Lorenzini. Il ministro Pescara, prete indagato per violenza sessuale, la polizia gli perquisisce la casa, c'è Pagatti sotto accusa gli incontri con un ragazzino a 15 anni a Villa Raspa di Spoltore, in questo articolo di Pietro Lambertini. Speriamo si possa fare chiarezza quanto prima. Rogo devastata a Picciano, la centrale Ecogen, residenti preoccupati per l'incendio nell'impianto a biomasse di Contrada Le Piane. E poi Margherita e Miss Porto Allegro, finalmente una bella notizia, pescarese, 18 anni, sarà nuova testimonial del centro di intrattenimento. E lei, complimenti a Margherita Van Stack, che ha vinto questo premio. Noi andiamo avanti, la Caritas, famiglie insolventi per la crisi, siamo all'Aquila, il direttore Don Massimiliano, aiutiamo sempre più gente a mettersi in regola, ma gli importi sono spropositati. Questo frate qua, molto bravo, come si chiama? Questo è famoso. Padre Quirino. Bravo, bravissimo. Solo che è invecchiato. Perché dice Padre Quirino, dice sì, la mensa di San Celestino, non sono solo disoccupati a chiederci un sostegno, purtroppo. È un combattente, Lo conosco. Insomma, poi la Caritas lavora sul campo, diciamo. Esatto. Grandi rischi, scrive Giampiero Giancarli, colpi bassi della difesa, le parti civili presentate memorie che non potremo esaminare in tempo utile e controbattere. E poi ancora Sassa, studente trovato senza vita, l'ha notato un passante che ha avvertito i carabinieri, ma il ventenne di Tortoretto era deceduto già da alcune ore. E poi riapre la Rotopac, siamo a Chieti, lavoro per 40 operai, più propriamente Guardia Grele. Dopo 2 anni di trattative con la curatela, il nuovo imprenditore di Teramo ha preso possesso dell'azienda. Andiamo a leggere, qui ci sono tutte le varie notizie. L'imprenditore, il nuovo titolare dell'azienda, Enzo Varani, il direttore aziendale Carmine Capuzzi, il presidente del Consiglio Comunale Domenico Simeone e tutti gli altri. Ecco qui, insomma, questa possibile ripartenza per la Rotopac. Allegrino indagato per frode commerciale, l'imprenditore nei guai per le mozzarelle, indagine della forestale, trasferite in Molise. Mozzarella Allegri, tu non eri nato quando mangiavo. Ricordo. Arrivava il furgone da Lanciano, avevo conosciuto l'autista, lo fermavo. Sempre al mangiare, pensi. Io vengo mangiato. Poi hanno ragione le persone che dicono... Ma non credere che tu sei salvo, quello va là, capito? Anch'io sono... Anche tu. Marco Pedicoli. Dietro ogni storia ci sei sempre tu, caro prof. È vero. Tu ti salvi che stai oltre il tronto, ma se tu dovresti tornare un giorno... Dovessi. Intanto ne avevamo preparato per studio stadio, spazi per il Teramo, un vassoio con crostato e quant'altro... Ma Marco Pediconi praticamente si sta mangiando no, tutto. Lui alle 9:30 c'ha un calo di zuccheri. Ah, ecco. Infatti quando fa le serate lui porta sempre delle bustine di zucchero o di Nutella, queste cose che si vendono, no?
Tac. Perché, caro Izzo, quando tu ti esprimi... Hai visto, a proposito... La Nutella. No, hai visto il nuovo prodotto della Nutella? Il biscottino? Mi fa ripensare a quello che hai detto tu domenica... E del pane tagliato a metà con in mezzo della Nutella. Lo dico io, qual è bummolo. Buonissimo, facciamo pubblicità, ma tanto la Nutella. La Nutella è l'unica azienda che in 50 anni ne ha fatto uno di sciopero. Ma ti rendi conto? E la conoscono tutti. Assolutamente. E ti credo. E quante buone. Ammazza. Però questo arrota un po' i denti. Non si fa questa pubblicità, però non ha bisogno delle nostre parole. Allora, il barattolo da 5 kg ti arrota i denti, però tu vuoi mettere il gusto climano, la fa che cucchiaia. Bambini, non sentite quello che dice Gustavo. La fa che manza, la fa. E come voi che andate a cose, forchette e coltelli, il pollo. Io c'ho un amico che arriva... Il pollo si mangia con le mani, dai. E allora, frittura di paranza, quelle con le spine. Ma poi, tra l'altro, l'avvocato del Paggio, che viene spesso qui da noi, ha insegnato anche così che la teo, lo ha detto, che mangiare con le mani non è disdicevole. Assolutamente. Allora, se ti arriva un merluzzetto, no? Con due spine, coltello e forchette, che ti mangiate? Cioè, 2 grammi di... Quella fritturina, tu dici. Bravo. Ingoi, se c'hai un pezzettino di spino, mollica di pane, come si diceva una volta, e via. Niente. Guarda, siamo in un ritardo mostruoso. Ma no, abbiamo 4 minuti. Ma tanto ci facciamo tutto quello. Ma tanto ormai siamo in diretta sempre. Sforiamo. Chi è questo qua? Buongiorno Abruzzo, cassa dei poi. Ah no, quella no, questa è la pubblicità, Gustavo. Ma sto preoccupato. Abusi su un ragazzo, purtroppo sacerdote indagato. L'abbiamo già detto, vai avanti. Rischia 10 anni di carcere, però qui aggiunge qualcosa. Il vescovo ha sospeso il consacrato, la casa dei genitori perquisita dalla polizia. E poi ancora multa fantasma, Iene, Damagitti e Bravo. Passamonti. Perché il mio amico Paolo Passamonti, questore, sarebbe stato multato, ma la multa è fantasma. Ieri alla stazione è arrivata le Iene. Arrivo le Iene, quindi mercoledì vedremo le Iene. Ieri l'ha acchiappato ieri, no l'ha acchiappato, l'ha ripreso ieri. Quindi mercoledì prossimo vediamo. Sapremo se questa multa c'è. L'Aquila Università. È come le multe di Marino, lo vedi, c'è qui Marino. Marino Passamonti 1-1. Passamonti vince, un amico mio. Ce la facciamo. Grande Paolo. Riusciamo. Paolo Passamonti è un grande. Posso andare avanti? Faccio fare quest'ora. Posso andare avanti? Ma se vuoi andare avanti, io la concluderei qua. La chiudiamo qui. Abbiamo letto la notizia dell'Università di Teramano, morto a 20 anni. L'Aquila causa tra Ateneo e ASL. Protocollo d'intesa firmato e subito ritirato. Sì. Medici in partenza. Teatro Stabile, Preziosi, addio al veleno. Una lettera Sai pubblicata. Preziosi, sì, quello Alessandro bello. Preziosi, sì, che era il direttore. No, del... Vivere, 100 vitrine. Sì, direttore questo, del però del è teatro un po' di Stabile. Tempo che questo diceva. È successo qualcosa. Poi qualcosa variante di Valico, Toto e Renzi, festa per la Galleria Val di Sambro, Festival delle Letterature, gran finale con Piff. E Bersani Piff non sta antipatico Piff. Dai, però è bravo. È bravo, ma sta tutte le pubblicità sta, non Piff e Bersani vedi, è bravo. Va chi bene? È Bersani? Bersani quello, no, no, quello che vediamo. Sta vicino a Piff. Poi vediamo quale dei Bersani ci interessa. L'Aquila piega la Carrarese. Teramo assalto al San Marino. Ieri l'Aquila ha vinto 1-0. Vince ancora l'Aquila contro la Carrarese. Sì, sì. E poi il calcio Serie B in plena abruzzese. Ha vinto Lanciano, ha vinto il Pescara un sabato da Leoni. Solo noi. MotoGP oggi alle 14 a Valenza. Iannone stava facendo la pole position. Alla fine gliela sfilata via Rossi. Comunque Rossi. Prima fila tutta italiana. Toto, eccola qui la variante di Valico, siamo orgogliosi del nostro lavoro. Pescara... Ma, è roba nostra, eh? Sì, sì, assolutamente, parliamo dell'Abruzzo. Pescara decolla grazie a Vueling. Vueling è un'altra compagnia aerea solitamente low cost. Salvini a Montesilvano, usciamo al più presto e ci risiamo dall'Europa e dall'Euro. L'articolo di Pier Giorgio Orsini. E poi andiamo avanti, studente universitario, abbiamo già letto questa notizia che si è tolto la vita. Palazzetto dello Sport, lavori finiti ad aprile, la Iorio è salvo, il maxi convegno organizzato da Anidis, l'articolo di Marianna Galeota. E invece queste due notizie, AS Università, scende il gelo, tanti prof al passo da Dio, l'articolo di Antonella Calcagni, questa è la rettrice Paola Inverardi dell'Università dell'Aquila, ritirato dalla rettrice il protocollo d'intesa, Galzio pronto a lasciare. È uno dei medici professionali. Professore universitario, il neurochirurgo. Sì. E poi racket sui servizi funerari, Angelo Taffo si difende, l'imprenditore non sono socio delle aziende nel mirino. L'indagine è partita da Roma e riguarda un giro di favori e mazzette per gli appalti. E poi ancora Ponte Via Gorizia. Il carro estinto in questi casi. Un'industria che non finirà mai. Non finirà mai e va avanti. E va avanti. Ponte Via Gorizia, inchiesta della Procura, aperto un fascicolo dopo i rilievi del Ministero. E poi emodinamica, sindaci a raccolta, siamo ad Avezzano e stamattina... Ah Gustavo, guarda Sulmona, leggi tu questa notizia. Visite guidate alla scoperta del cimitero. Sì, beh. Piace? Che mi piace perché uno comincia a dire qua mi piacerebbe, qui assolato. Lì per far capire un po' tutta la struttura, l'architettura. No,
No, va bene. Viene da ridere perché guarda la faccia di Gustavo quando io ogni domenica mattina finite le cose. Scusa, fermati, tanto abbiamo 5. Leggi quest'articolo. No, ma che vuoi leggere? Vado giù a ricordare i l'Archeo Club di Sulmona, i nostri morti. E allora quando esco, poi smessa, uscito dal luogo dei defunti, dico sempre: sta tutto a posto, è tutto pronto. Sì. La gente che ti scherza, ma è così. Però questo, è così. Siccome visita... io giù c'ho il coso, professor, ma fa sfugare, oggi sfoga, c'ho la tomba. Siccome dice, quello ha occupato l'appartamento, quello ha occupato la casa, esci, ti si frega l'appartamento, io dico, vuoi vedere che questi mettono una piastra e si frega? Tu ridi. Me ne vado troppo. No, tu ridi. Allora io ogni domenica, dopo aver onorato, vado là e dove sta scritto Bruno G, è vuoto qua? Sì. Ma questa visita guidata non c'entra niente con quello che dici tu. Vabbè, qui, però intanto nel cimitero di Sulmona ci sono opere d'arte. E quindi l'Archeo Club ha organizzato una visita. Ma perché qui da noi visita... tu hai visto che bella fontana, che bel lago finto che c'è nel luogo nuovo? No. Ma perché quello non è pure una brava... Allora facciamo, organizzo una visita guidata anche al cimitero di Teramo. Bellissimo. Io onestamente ho una visita guidata al cimitero, non parliamo del verano, che è una cosa diversa a Roma. Ma là se muori oggi al verano, fra 3 anni che trovi sepoltura. Ah, allora meglio, va bene. Qua invece oggi alle tre e mezza... Pescara, le due notizie, la prima purtroppo tanto l'abbiamo... toccherà a tutti, non è che tu... Assolutamente. No, perché tu pensi tocca che... Tocca a me, tocca a te, tocca a Marco Pediconi, tocca a tutti. Possiamo prima poi, tutti bravo. Speriamo il più tardi possibile. Più tardi. Abbiamo letto la notizia degli atti sessuali, ma anche quella, eccola qui, della multa fantasma, quest'ora è blitz delle Iene. Vedi? Ricordiamo intervistati Passamonti e Carlo Maggitti, comandante dei Vigili. Sono curioso di vedere cosa accadrà in questo servizio. Ma Tari, i punti perfetti. Ma arrivati i bollettini da Giacaccia ai morosi. Mamma per mia. La Tasi entrati oltre 5 milioni. Il plauso dell'assessore. Vedi? Vodafone a Pescara porta la banda larga e rifà le strade per il comune. Il gran finale con Pif e Bersani. Ah, Emanuele Bersani, non Bersani. Samuele. Quello. Ah, Samuele. A tu chi pensavi, scusa? L'altro Bersani, quello che doveva smacchiare il leopardo. Che no, era, vabbè, no. Quel dubbio non l'aveva avuto. Io pensavo che fosse uno che... E ci sarà anche Enrico Mentana, insomma, sarà una bella giornata. C'è anche la Bignardi. Io vedo qui l'immagine della Bignardi, però insomma, allora, Pescara capitale della cultura, eccolo qui. Questo il premio Flaiano 2014. Chi è? Questo ce l'hai? Questo qua. Sì, piccolo con Sofri, che c'è tutta quella polemica. Pescara si scopre capitale culturale. L'assessore di Jacopo è soddisfatto. Beh, insomma, è una bella è Giovanni storico. Di Jacopo lì, quello la che diceva. La Bignardi, il marito è Mentana, nucleo è storico. Mentana. La 7. La 7. Gruppo La 7. Polo culturale De Meis, pronta, task force. Siamo a Chieti, le associazioni cittadine si sono già attivate. Proietto, coordinatore. E poi truffa delle case, furti, denunciate 7 persone chiuse dai carabinieri. 2 filoni d'inchiesta nel mirino, false inserzioni. E poi siamo a Vasto, mentre a Lanciano la banda della fiamma ossidrica svaligia Bancomat e Coop. Colpo da 55.000 euro. Manco le spese ci paghi. Siamo a Teramo, troppo, dice vero. Al Mazzini abbiamo parlato della festa per l'arrivo di Trilogy, l'acceleratore lineare, e poi ancora blackout, le richieste di risarcimento. Sì. Il marito, questa è la notizia tragica dei giorni scorsi, la riporta Teodora Poeta, questo approfondimento, il marito che sapeva tutto del feto morto in casa, la badante, lo ricordiamo, che aveva in realtà partorito già da 7 giorni, ma il feto era stato trattenuto dentro casa morto. Interrogato l'uomo che vive in montagna dove fa il pastore, poi a Martinsicuro un mistero, la scomparsa di un uomo di 63 anni. E poi vertice in regione sulle opere anti-erosione lungo la costa. L'erosione è datato, eh? È datato, mamma molto... mia, nulla di nuovo. Occupa un appartamento e con i cani il campo da bocce. Episodio senza precedente, Giulianova. Impossibile giocare per 3 giorni. A proposito di cani, ne parlerò giovedì, in Iran, mi sembra, se vai in giro col cane ti danno 74 frustate perché il cane è definito animale immondo. Vabbè, però questa è una cosa indecente. No, per dire, qui devi raccogliere i fegati, noi fegati, i fagottini. Frustate a una persona. 74 frustate. Vabbè, siamo perdi, stiamo parlando. C'è un titolare. Parliamo di paesi civili. No, no, vabbè, per dire, il cane è amico dell'uomo, ma... Quando sono 74 non è proprio il massimo. Non lo so io. 2 notizie per chiudere. Filipponi, PD a Genova verso la segreteria, lo appoggia. Ah, ecco, meno male. Anche la sinistra. Anche la sinistra. No, la sinistra più estrema forse si intende non in questo so, caso. Non... Perché PD, Filipponi verso la segreteria, lo appoggia anche la sinistra, okay. Quindi per sinistra più estrema. Scuola di via D'Annunzio, via l'amianto dalla palestra. Oh. Con questo articolo, gli altri di Francesco Marcozzi, questo di Luca Maggitti, abbiamo chiuso questa prima parte. Dopo la pubblicità torneremo con la città. Solo 4 minuti. Lo sport. 4 minuti di ritardo, dai. Lo sport. Lo sport. Musica. E poi prepariamo lo studio. Tutto on air. Insieme. On? On air. Che è una cosa aerea. Ti piace? Pubblicità. In diretta no, on air.
Siamo... Eccoci qui, puntata all'insegna dell'America. Prima abbiamo sentito Renzo Arbore. Bravo. E adesso sentiamo un'altra canzone molto bella, no. America. America. Eccola. Io non canto più. Fausto Leali. Rose e poesie. Guarda che bella immagine, se ce la fa vedere Marco Pediconi. Sentiamola 30 secondi, dai. Non possiamo. Un aeroporto ormai. Ti dà l'immagine dell'America. Esibito, questo è un film dove c'era Peter Fonda, il motociclettone. Verde fantasia. Quindi ha detto bene a dire che siamo. D'Alfonso ha detto bene, siamo in America. Lo vedi che questo qui c'è il ritornello Coppa America America, quelli tosti. Eccolo qui. Eccolo. America, America, quando apro gli occhi io ti vedo. Questo cantante potrebbe fare. America, ehi, dico a te. I like talent. Con la nostra trasmissione. Ehi, prego, magari. Te, potresti. E va bene, tutta l'insieme dell'America, questa bella canzone di Fausto Leali, America, e poi ci direi che cosa hai scelto. America, una cosa America. Dopo di noi, dopo su, di quasi noi, subito dopo solo di noi sulla prima di tutti i pazzi per il terremoto, alle 11:10. Meno un quarto. Meno 10, dai. Meno 10. Andrei in onda Video Music Live oggi, programmazione prima, un po' stravolta. Prima però... C'è uno speciale. C'è uno speciale sulla castagna. Sulla castagna. Che la castagna, diciamo, è nata una castagna. Sì, no, come la castagna da mangiare. Che anche quando c'era la box, è nata una castagna. Bravo. Che arrivava dritta così. No, commercialista. No, voi mi ippocastano, ecco, contro l'umidità, sta ecco là. La castagna. La gente ridono. Ecco, sai come mi saluta la gente? Con la castagna. Dice, ce l'ho anch'io. Ce l'ho anch'io. La gente ridono. E vedi? La però città. La città. Commercialista infedele nei guai, oddio, denunciato da una cliente, perseguitata da Equitalia, non era nemmeno iscritto all'albo, quindi neanche possiamo parlare di commercialista. La storia degli albi poi pure. Lascia questi, perdere. Questi crediti, queste cose. Le forze dell'ordine sgomberano il mercato e lungo fiume Vezzola, blitz anti accattoni a terra, ma poi... Il sindaco Brucchi, blackout di 12 ore è intollerabile. E poi Salvini show a Silvi dopo l'aggressione a Bologna. Rogatori a San Marino per Tercas, Smib, non c'entra il Teramo Calcio. No, io ho letto una rogatori a San Marino, per Teramo San Marino, che è successo? Ma... No, qui ma siamo, ragazzi, non ci ricolleghiamo a qualcos'altro. L'appello a Costantini, Brucchi, Pagano e Tancredi, dice Mimì Di Carlo, hanno distrutto il centrodestra di Giulianova. Il Teramo, o la svolta, quindi, o la crisi. Quindi Brucchi ha due nomination, per l'Enel e per il signor Di Carlo. Di Carlo. Il Teramo, o la svolta, la o la crisi. La città San Marino. Del Teramo, a San Marino alle 11. La rogatoria anche solo. No, no, qui non c'entra niente. Notaresco, impianti spenti, studenti a scuola senza il riscaldamento. Beh, questo è grave, che fa freddo. Migliaia di statali abruzzesi alla manifestazione di Roma per i sindacati sono a rischio i servizi erogati ai cittadini. Il caso Antonio Razzi, guarda cosa scrive Sebastiano Di Monte. Se me lo io all'isola dei famosi? Quando mai? Dice in questo intervista. No, ieri se me lo chiede Silvio vado. No Silvia, Silvio. Ah, se me lo chiede Silvio, ah ok. Nessuna nei guai per colpa del commercialista infedele, l'articolo di Veronica Marcattili, Equitalia, le recapita una cartella da capogiro e scopre che il suo professionista non le ha mai versato le tasse. A destra, di spalla, arrivate le rogatorie a San Marino per i collegamenti tra Tercas e Smib. Un'arma in più, ne abbiamo parlato, l'articolo di Pietro Colantoni, per combattere il cancro, il nuovo acceleratore lineare Trilogy che è stato... inaugurato, e qui dice il titolo, il gota della sanità e della politica a Teramo. E poi ancora, raffica di selfie, sai no, con le macchine, con il telefonino, e consensi per l'altro Matteo, Salvini a Silvi per lanciare la Lega del Sud subito dopo l'aggressione subita a Bologna. C'era anche l'ex assessore Castiglione. Che forse sarà dei suoi, tra virgolette. Scatta l'operazione anti-accattoni qui a Teramo, l'articolo di Patrizia Lombardi, polizia, carabinieri e municipale alla stazione tra i banchi del mercato e sul lungo fiume Vezzola. Blackout è rientrato all'alba, pronte le azioni legali, inaccettabili, 12 ore, dice Brucchi, per risolvere il guasto. Non ci sono i soldi, via Savini, ma i commercianti preferiscono il pavé. San Pietrini per la bellezza o asfalto per la sicurezza, il comune preferisce catrame. Sono mesi che dico che lì Gramenzi, noto corridore di corsa in salita, trasformerà questi 100 metri di strada in percorso di allenamento, perché fra pozzi... non pozzi, scavi di però grasso. Adesso siamo asfalto, buttiamo tutto ma asfalto. Ma che asfalto? No. Ma se ci continui a far passare certo, il tram, si certo, sfonda un'altra così volta. Così è improponibile, perché è diventata una strada.
Gramenzi è l'unico ingresso per andare al centro storico, cioè qui in gista di Vieti, ognuno è fa vero, come va. Perché l'altro tutto invece bloccato. Sono l'uscita, esatto. Quella di Sant'Antonio. Esatto, qua, per entrare, per andare al centro, solo via Savini. Infatti quando piove sembra io un bravo. Non sarebbe il caso di riaprire lì il manicomio? Lascia almeno io li riaprirei. È vero? Non soltanto. Ah, non soltanto l'ingresso. Tu dici, vabbè, no, così almeno ci sarebbero due, no? Due possibili ingressi. Perché hai nominato tu l'ingresso? Perché stamattina sono stato a fare una cosa là. Perché? Ho nominato? L'ingresso del manicomio. Ah, no, non ci siamo sentiti. Lì, però lì ci no, sono. Siccome hai detto l'unica arteria no, è quella no, per entrare. Perché vi no? spiego, no? Qua, sotto l'arco sì. ci sono quelle due, una chiesetta di Sant'Antonio e di là dove il decesso veniva, diciamo, il feretro. Sì. Sono in stato di abbandono. Ci sono quattro finestre. Perché tre sono chiuse e una aperta? Perché? Allora apre un te qua perché? Perché la gente passa e butta dentro. Allora, che ci vuole a mettere un pezzo di compensato così evitiamo di vedere quello schifo. Però che inciviltà, Gustavo. Non se ne può più. Quella è una chiesa antica, Sant'Antonio. Dopo Sant'Antonio pensa, certo, ma come fa? Se sono perso dalle immondizie. Può essere che non abbiamo due metri quadri di compensato per chiudere le cose. Oppure affidiamo a questa agenzia che fa le manutenzioni, che è un esercito di personale, tu una volta a settimana e con la chiave pulisci queste scale. Pulisce queste scale. Gli un po' di varechine, puzza. Sì. Non è un bel biglietto da visita, perché stiamo parlando del centro storico. L'unico ingresso per andare a piedi a terra, quello è Porta Melatina. Porta Melatina. Già quando alzi gli occhi... Beh, insomma, a piedi, perché da lì si esce, no? Ma tra le macchine passano. A gennaio lo riapriremo, vissero l'anno scorso. Eh no, perché in effetti, adesso mi stai facendo riflettere, che via Savini è l'unica strada è l'unica, per il del centro. L'unica. Forse da lì in ingresso almeno si smaltirebbe un po' delle banche, via delle banche, dico... Però io sai che farei, rimetterei come una volta, via Savini era la via dei mercati e degli ortofrutticoli, rimetterei le bancarelle e lascerei la terra, perché tanto il parcheggio fanno come pare, il sabato da quando non c'è più cozza è una guerra totale in mezzo alle bancarelle, chi parcheggia, chi non parcheggia, chi esce, i segnali fanno come pare. Beh, tutte quelle macchine che non davanti a una nota farmacia parcheggiano per prendere il panino con la porchetta. Una domanda la farò adesso come anteprima e così si prepara. Il mio amico Leo Iachini, presidente da Tercop, ma tutte quelle macchine che parcheggiano sulle strisce pedonali nel parcheggio da te gestito, caro Leo, sono autorizzate da te a parcheggiare sulle strisce pedonali oppure sono abusivi? Penso abusivi. Voglio dire, che vogliamo fare? Non si può autorizzare il parcheggio. Quello è uno sfregio. Ogni giorno ci sono due furbi che parcheggiano sulle strisce. Tanto a me non ce ne fa niente. Ma come? I tuoi collaboratori sono bravi. Guardi, lei ha preso due posti, è scaduta l'ora, là nessuno discende. Come mai? A pensare male si fa peccato, caro Leo. Tiratina alle orecchie. Qualcosa sa fa. O no? Oh, sì. Hai centrato. Centrato. Quindi allora... Riapriamo Porta Melatina, controlliamo la chiesetta di Sant'Antonio e vediamo questi furbi che ogni giorno parcheggiano davanti alle strisce. Per capirci, caro Leo, davanti al mercato coperto. Se c'è il tuo ok, io alzo le mani. Se tu gli hai detto che là si può parcheggiare i tuoi ragazzi, sta a posto. Altrimenti, tutta una parola, sta a posto. Castiglione, scrive Federico De Carlo, il borgo che non conosce la crisi, industrie che danno lavoro a quasi 200 persone, artigianato fiorente, lo pongono al riparo da crisi epocali. Castiglione, Messer Raimondo, eccolo, bella immagine. Vicino a Montefino. Sì. A Castiglione, quando c'era lui. Quando c'è, no, c'è, no sì. Nel senso che lui era operativo. Ilenia Ceci, attacca ai dinosauri del PD, ecco clima qua. Sempre più teso nel partito di Alba Adriatica, in vista del congresso. E poi restyling per il sistema informatico del comune. A Sant'Egidio gioca 60 euro e ne porta a casa 65.000. Maxi vincita, bruttina questa immagine, al calcio scommesse, ma per un cittadino di Sant'Egidio alla vibrata. E poi ancora Mimì Di Carlo a Costantini, ripudia l'NCD o boicotto il tesseramento. Intanto Mastro Mauro assicura, scrive Marzia Tassoni, l'impegno per il progetto. Ti stavo guardando. No, Gustavo no. Gustavo no. Mastro Mauro. Volevo darti un'idea. No. Vabbè. Assicura l'impegno. No, perché... prendiamo una querela. Assicura l'impegno per il progetto della zona turistica. Una riunione per discutere. Della proposta del consorzio. Mi stai a fare male qua, ma hai fatto un indosso, mi hai fatto. Per favore Gustavo, fai il bravo. Va bene. E andiamo avanti. A Notaresco, studenti, mi scuso con i telespettatori, studenti lasciati senza riscaldamento, impianti spenti, a Notaresco, i democratici attaccano il sindaco. Il sindaco provincia Catarra ha detto che, no di Sabatino, perché quando l'inquadro c'ha gli occhiali si leva gli occhiali? Tanto di Sabatino c'ha gli anni pure tu, gli occhiali se ci sta, ci sta. Ho visto una ripresa, l'anno apposta leva gli occhiali, ma come mai? Oggi Marco... È tardissimo, dice Marco. Presto che tardi. No, vabbè, anche la conduttrice TG5, prima se levava l'occhiale, ma se non ci vediamo, no? Che sì, gli occhiali servono. Tu ci vedi, Presidente, questo... No, non ci vedo, infatti non li tolgo. Il difetto alla caldaia, questo è che era Notaresco, era conosciuto da tempo dall'istituto, ma nessuno è intervenuto. Lo vedi le caldaie? Tanto che ci rimettono i bimbi che stanno a fare, che problema c'è?
Prima appesi alla forca e poi fatti a pezzi. Briganti, il libro postumo di Gaetano Ronchi, l'articolo di Giovanni di Giannatale e poi ancora. E se un giorno internet svanisse all'improvviso, l'articolo di Simone Gambacotta, questo è il sottotitolo. L'Italia intatta di Della Monica a Napoli, eccolo qui. L'immagine molto, molto eloquente. E poi a San Marino passiamo già allo sport. Siamo allo sport perché sono le 9:46-47. San Marino sarà svolta oppure crisi? Si scende in campo alle 11, scrive Alessandro Di Emidio. Se oggi l'allenatore spagnolo Alex Covelo San Marino perde, verrà esonerato. Eccolo qua. La sveglia del Teramo? 7:30, tempo di un'abbondante colazione con frutta secca, yogurt, prosciutto e bresaola. E poi tutti al San Marino Stadium di Serravalle. Fa effetto il San Marino Stadium, no? Una volta era l'Olimpico, no? E qui Vivarini dovrà scegliere cambio di modulo. Campinelli ha detto: cambierei modulo a questa squadra. E lui ha detto: comandi. Forse arriva il cambio di modulo. Si passa al 3-5-2. Perrotta e Brugaletta in lotta per un posto. Cenciarelli favorito su Lulli. Fuori Bucchi e Buonaiuto per scelta tecnica. Quindi oggi non ci sarà una vera e propria emergenza, manca Petrella, manca Caidi, però sono stati recuperati Scipioni, Cenciarelli, ci sono tutti. Possiamo scegliere. Vai, ti faccio fare il commento su questa partita. Questa del Teramo. Partita con la penultima in classifica. Poi sarebbe, tra virgolette, l'ultima, se pensassimo che il proprio Piacenza dovrebbe avere 11 punti. Da affrontare con saggezza e sagacia, anche se l'orario è un po' così, ma tanto prima o poi tocca a tutti. Quindi pensare a un risultato diverso dalla vittoria credo che sia pazzesco, però siccome questa squadra è imprevedibile vediamo cosa. Ieri l'Aquila ha vinto 1-0, Corapi, eccolo qui, il folletto che fra grande l'Aquila, il gol del centrocampista stende la Carrarese, striscione pro diffidati bocciato, clima surreale al Fattori per lo sciopero ultra. La strana giornata del tifo da fuori e Zavettieri che dice in questo articolo di Enrico Nardecchia, vittoria importante. Poi ascolteremo anche le interviste nel corso di Studio Stadio, tutti pazzi per il Teramo. Io chiedo a Marco Pediconi se abbiamo un'immagine del gol, dovremmo avere proprio la clip del gol, visto che siamo un po' in ritardo. Così acceleriamo. Ve lo facciamo vedere questo gol di Corapi che ha permesso all'Aquila di vincere 1-0 contro la Carrarese. Importante, eccolo qui. Guardate un po', questa è la rete realizzata dal giocatore della. Boom. Bene, tutti in corsa. La castagna la Carrarese ha un po' dormito in difesa, no? Sì. Eccolo qui, lo stiamo rivedendo. Colpo di testa, nessuno va. Bel gol. 1-0, avanti. Punti pesantissimi. Perché io adesso vi faccio vedere, se riesco, questa classifica, quello che è accaduto ieri. Guardate un po'. Pisa Lucchese venerdì 0-0, Proficenza Spalle 0-1, Grosseto Savona 3-0, L'Aquila Carrarese 1-0, Forlì Gubbio 2-1. Se Marco mi fa vedere, guardate un po', anche la classifica. Stiamo arrivando. La calma, eccola che arriva. Ricordiamo ancora Sant'Arcangelo 0-0. Guardate la classifica. Spal, Pisa e Ascoli 20, anche se l'Ascoli ha una gara in meno, perché oggi si giocano queste quattro partite. Esatto. Ma guardate l'Aquila dov'è? 18. Se oggi il Teramo dovesse vincere, questa è una classifica incredibile, da 15, cioè a più 3 sulla quintultima, andrebbe a meno 2 dalla vetta. Quindi può accadere di tutto. Vedi, una giornata particolare. È anche vero che se dovesse vincere il San Marino, la situazione del Teramo si complicherebbe tremendamente. Vediamo anche sulla città, Gustavo, sul centro, cosa scrivono del Teramo. Il Teramo cambia per la svolta alle 11 la prima volta con l'inedito 3-5-2 a caccia del successo che manca da 42 giorni. Un mese e mezzo. Sono tanti. Sono tanti. Leggiamo anche, facciamo un po' un commento Pescara e Lanciano, visto che mancano una decina di minuti. Allora, a te. Intanto due vittorie importanti, anche se qualcuno, noti commentatori abruzzesi, ci hanno tenuto a dire che il rigore del Lanciano era frettoloso. Ci teniamo a. Cioè, io vedo un po' di capziosità quando. Pro Pescara? No, è contro Lanciano. È contro Lanciano. Dimenticando che molti errori arbitrali hanno condizionato la squadra. Mo per un rigore che forse non c'era, tutti qua, no, perché l'onestà professionale, ha detto uno. Questi sono i titoli. Questi, Lanciano vola con il passo dei grandi. Bravo. Rossoneri al quinto posto, poi hai ragione, poi a 3 punti da capolista. Poi la decisione, scrive Rocco Coletti, generosa dell'arbitro che indirizza la gara. Cioè, a Lanciano hanno inventato il pallone, ragazzi, questi veramente, zitti. Oh, ha preso Daversi che giocava con Gavutieri, fa l'allenatore, sta terzo o quarto in classifica. I sogni di Daversi, prima la salvezza, noi fortunati. Lo deve dire, va. Ma ha dato gusto che Gavutieri è stato applaudito perché ha fatto 2 anni un ottimo campionato e poi. Oh, c'è un'assonanza perché quando il Pescara ha vinto tutta la squadra è andata a strattonare Baroni per dirgli siamo con te.
Però anche con Marino fecero la stessa cosa. Ah, siamo ecco, tutti con te, però, capito? Mo c'hai Frosinone domenica. Molto difficile. Partitaccio. Serve una conferma, no? Contro il Frosinone. La domanda è: ma quando quel calciatore si è messo le mani così, che cosa ha detto? Che cosa ha detto? Non si sa. Non si sa. Che labiale come fa? Beh, non si capisce neanche tu, no. che stai parlando. No, una zanzara. Il grande ex, il Biondi applaude Gaultieri, ma il rigore non c'era. Ritorno buone. Agrodolce per il tecnico del Livorno, l'accoglienza mi ha commosso, puniti da un episodio giudicato male dall'arbitro, era più giusto il pareggio, questo bene. Scrive il centro. Io vi vado a leggere anche il Pescara, la riscossa ribalta il Brescia, Baroni salva la panchina, Melchiorri e Maniero, grazie a questo 3-1 sul Brescia di Iaconi, evitano l'esonero dell'allenatore. E poi Maniero, gara d'applausi, un segnale a chi ci critica. L'attaccante spiega l'abbraccio con Baroni dopo il gol. Questo gruppo è unito. Melchiorri fa autocritica. Felice per la vittoria, ma ho commesso troppi errori. E Baroni torna a respirare. La vittoria del gruppo. So bene che l'esonero fa parte del gioco, ma ero tranquillo anche prima. Felice per l'abbraccio della squadra. Vedi? Questa bella immagine. Leggiamo anche il Messaggero, che dici per quanto riguarda il Pescara, se la pubblicità ce lo concede. Stiamo arrivando. Baroni si tiene stretto il Pescara, eccolo qui l'articolo di Fabio Faggiano, i biancazzurri espugnano Brescia 1-3 nel finale con una prova di grande carattere, Melchiorri e Maniero salvano il Delfino. E poi il piccolo fa volare la Virtus, una rete sul rigore dell'attaccante consente ai rossoneri di battere il Livorno e salire al quinto posto. Il match winner, ora sto bene. E mi riesce tutto facile. Ha ragione. Quindi c'è Vivarini, pronto al 3-5-2, il Teramo a San Marino per interrompere la serie negativa. Sembra un prefisso, 3-5-2, 7-7, 8-4. Vuol vincere Schivania Cantagalli, malgrado l'emergenza. Mamma mia, l'emergenza. Corapi lancia l'Aquila, la vetta è più vicina. Partita difficile contro la Carrarese, risolve il Folletto, primo posto momentaneamente, vedi quello che abbiamo detto noi, a meno 2. E invece in Serie D. Giulianova di Giorgini con la Jesina per il bis, Chieti con la Vispesaro, non si può più sbagliare. Dai, attesa per la trasferta del San Nicolò dopo il bel e pesante pareggio con la Samb, e quindi una giornata importante domani per vedere anche oggi. Alcune conferme. Perché domani? San Nicolò gioca domani. No, oggi, tutti oggi. Tutti oggi. Ti sei fermato. Era oggi è domenica, vedi? Ah, è vero. Ti sei emozionato. Mi sono emozionato. Siamo americani, ero convinto. Bravo, hai visto? Il Chieti diceva l'Angelini. Oggi è domenica, vedi Gustavo. Celano Termoli si gioca a Pescina e a porte chiuse. Ah, è vero, sì. Questa è l'altra notizia. Celano Termoli e poi Castelfidardo, San Nicolò e poi Giulianova Jesina, Agnonese, Amiternina e queste sono le partite. Chieti Vispesaro. Chieti deve rimediare. Tre pari e un KO nelle ultime quattro partite. Panchina a rischio? Punto interrogativo. Lo sapremo vivendo. Lo sapremo solo vivendo. Proprio senza spalle, 0-1. E andiamo a leggere. Chieti per la riscossa, Roseto vuole il bis, la Proger ospite Ravenna dell'ex Raschi, secondo in classifica, l'Industriale Sud a Scafati, galvanizzato dal primo successo. E poi Giulianova travolgente, Rimini KO. Andiamo a vedere anche le altre notizie. L'ultima, l'Acqua e Sapone torna a sorridere. Parliamo di calcio a 5 di Serie A. Nerazzurri, dopo un periodo buio, battono il caos 4-2. Oggi tocca al Pescara in casa della Lazio. Oh. E noi chiudiamo con il quotidiano La Città. Vedi, abbiamo recuperato. Bravo. San Nicolò a caccia di punti. Giulianova della continuità. San Nicolò che ha 13 punti, a meno 10 dalla vetta. Sono tanti. Bisognerebbe vincere adesso. L'articolo di Alessandro Durante e poi Sharks, Scafati dirà se il vento è girato. Trasferta difficile per il Roseto, rinfrancato dopo la prima vittoria. In prima categoria, tanta forza e la voglia di fare bene per la Toranese. Oh. Sono le 9:56. Qui c'è l'immagine di Nicola Iobbi, che abbiamo ricordato prima, perché oggi compie 80 anni, parroco a Montorio Alvomano, celebrerà la messa alle 18 il vescovo, Don Michele. Monsignor Michele Seccia, e noi siamo pronti per andare a cantare e brevemente e a ricordare quello che accadrà tra poco. Perché tempo tra di cambiare la camicia 50 minuti, non cambiamo neanche la camicia, siamo niente. Così. Allora, Renzo Arbore, personalità Caterina Valente si chiamava, o Caterina Caselli, possiedi Renzo Arbore. Devo scrivere Renzo Arbore. Oggi sei un po' distratto. Renzo Arbore, devo scrivere poi. Quando devo scrivere personalità L'orchestra americana. Eccoci qua, pronti? Eccolo. Renzo Arbore, personalità. Eccolo. Eccolo qua, personalità, anche la seconda. Eccolo qua. Ho cercato invano, tu lo sai. Prima fai partire. Ecco, attenzione, stiamo lavorando per l'arboristeria, voi. Giustamente, no?
Hai scelto Renzo Arbore, Prima. Dicevamo 10:50, accendete telefono. Tutti pazzi per il Teramo. San Marino Teramo, in diretta. Arrangiamento. Vediamo l'orchestra, vai. Vai. Si apre, lo vedo schermo, il sistema Maurizio Costanzo ce l'ho. Ho cercato in vano, tu lo sai, di dirti ciò che sento nel cuore. Pa, indifferente. Non m'ascoltavi tu. Grande personaggio. Quante volte gli amici hanno detto a me che sono pazzo, pazzo, son di te. Il fatto è che tu possiedi. Io l'ho visto in diretta, Renzo Arbore e Gianni Boncompagni, quando vennero negli anni 60 a registrare una puntata con una bandiera gialla. Bandiera gialla, Rocky Roll, stasera mi buco. Storico. Bravo. Che venne registrata e lì io mi resi conto che questi due che facevano una radio avevano una... Allora facciamo una cosa, abbiamo due sentiamoci un minuto di questa personalità, canzone. Ci vuole proprio, personalità dai. San Marino, attenzione. Ci vuole personalità Molta San Marino per vincere. Sentiamo questa canzone. E poi sfumiamo, ci salutiamo e poi ci vediamo. Bravo. Faccio vedere il video Marco. Un minuto, ci vediamo tra 50 minuti tutti pazzi per il terreno. Personalità.